Play. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami TT dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovissimo episodio di Ark. Non mi ricordo il numero e non vado a vederlo perché oggi sono ribelle. Comunque, vi ringrazio per tutti i nomi che avete dato anche per il lupo, ci sono dei nomi che mi hanno fatto veramente ridere e mi hanno ricordato delle cose meravigliose. Oltre a questo, vi volevo dire che in questo episodio noi andremo a catturare una pantera, cioè... è una cosa semplice, a parte il fatto che l'hanno fatta spawnare in questa mappa nei peggio posti. Ma dopo che la troviamo succederà un casino e siamo costretti a chiamare l'admin del server. Insomma, non entro nei dettagli, guardatevi il video e divertitevi perché tiro parecchie bestemmie, ne tiro tante. Ci vediamo dentro. Ciao belli ed eccoci qui di nuovo su un episodio con Ark. Anzi, con siete spacciati, mi prende a schiaffi come sempre. Senti, siete spacciati, domenica scorsa sono stato tanto tranquillo che non mi picchia. Ehi, no, ma perché questo mi... no, ti prego, non fare le minchiate. Allora, no ragazzi, l'ultima volta, quindi nello scorso episodio, mi avete dato parecchi nomi interessanti. Nel frattempo guardate, siete spacciati che fa il minchione, ma va bene così. Allora, l'assassino. Il primo, quello di Lollex, è stato Lupetto Mangia Gufetto. Interessante. Poi Yoido suggerisce Wolvering. Poi Anatoli suggerisce sempre Bello Figo, ma non posso chiamare tutti i dinosauri Bello Figo. Vediamo, me ne avete dato un altro. Ah sì, mi avete detto di chiamarlo Lupo Lucio. Armando Coccia mi ha detto di chiamarlo Lupo Lucio. E Alessio 12 mi ha detto di chiamarlo Lupo Alberto. Siete spacciati, come lo chiamiamo sto lupo? Io lo chiamerei Lupo Lucio in onore della Melevisione. Tu non sai neanche cos'è la Melevisione. Sì. Beh, no, sì, ma sei stupido. No, no, non mi guardare con questo sguardo. Chiamalo Lupo Lucio Alberto. Ma che cazzo significa Lupo Lucio Alberto? No, allora facciamo Lupo Lucio in onore di Armando Coccia e della Melevisione. E se catturiamo un altro lupo lo chiameremo Alberto. Allora questo è il Lupo Lucio. Madonna che carino, Lupo Lucio. Ma lo chiamo solo Lucio, non Lupo Lucio. Lucio. È vero, mi hanno detto anche su Telegram a me di chiamare un Dilophosauro. Sì? Chiama quello questo nuovo. Qua. Quello nuovo. Ah, Mustafa. Sì. Oh merda, merda, prendi merda. Mustafa. No, ma cosa Mustafa? E come? Vediamo. Festa. Oh, rullo di tamburi. Ragazzi, questo scherzo non mi piace per niente. Mamid ti puzza. No, già c'hai le password con gli insulti a Mamid. Mo non vogliamo, non chiamiamo pure i dinosauri, per favore. Ma come no, sì. Ma anche no. Allora, ragazzi, siete spacciati, ma hai visto le novità della casa? Sì, ho messo le luci. Bravissimo, oggi ho messo le luci dappertutto, dobbiamo fare il frigo. Comunque, io comincerei con andare a cercare una bella pantera e la catturiamo, visto che il lupo è una manna dal cielo per fare chitina e caratina. Ora gli mettiamo una pantera al suo fianco, così li facciamo accoppiare tra le razze. Che fai? Tagli l'aria? Vabbè, è scemo, ragazzi. Dannato T-Rex! Allora, devi entrare su quel cazzo. Ma perché gira strano, è ubriaco sto T-Rex? Aiuto, sei bloccato. Allora, gira piano pianino. Piano pianino lo dobbiamo mettere sul Quetzal. Vai pian pianino. Oh, sì, ok. Va bene così. No, sopra. Più sopra. Va bene. Aiuto, io sono bloccato. Cazzo, sono caduto io. Pronti, partenza, si vola verso le pantere e oltre, sperando di non perdere i T-Rex. Oh, ma oggi sta abbastanza fermo il T-Rex, nonostante il volo stia procedendo nel solito modo. E hai notato anche che la base del Quetzal non si è sminchiata oggi? Ho perso il T-Rex. No, sta. Bello figo, ma vieni con noi. Ah, il Quetzal si chiama... Candy, hai notato il nuovo nome del nostro... Lo sapevo, già stavo io. Ah, ok. E perché sta camminando T-Rex da solo? Dimmi. Stato un giorno senza di me, non 35 mesi. E vabbè, ma sai, in un caga. Giorno... E caga. La merda mi serve! No, vabbè, scherzo, vai prendere, avanti. Io non scendo per la merda. La mettiamo in frigo. Io... Mi siete scomparsi. Stiamo, vai.
Ok, squali e pesciolini. Sì, ma c'è un po' troppa gente. Sì, stanno facendo le peggio guerre. C'è un carnosauro. Devo usare una granata dietro. Sì, ci vorrebbe una granata. Vediamo chi sopravvive. Vediamo chi sopravvive in quella guerra. Che abbiamo a casa. Senti, fai una cosa. Avvicinati un attimo, perché magari con bello figo facciamo un po' di pulizia. Evitiamo i T-Rex di livello 337. Ci protegge il bello figo. Guarda qui. Allora, vai in quella Sabertooth che sta bella da... Ma quanta gente c'è qui? Ma questo è il posto migliore per farmare la Prime Meat. Sì. Senti, aspetta un attimo. Anche per morire, lo sai. Sì, infatti, migliore. Stavo notando. Senti, è un carnosauro quello, sì. Sì, Sabertooth livello 110. Sì, ma dove cazzo... Lì c'è un T-Rex! Ma sta minchia, guarda che casino! O portiamo qualcosa vicino a quel T-Rex dell'altro... Proviamo. Che potrebbe essere una soluzione. Guardi, quello ci fa un po' di pulizia. Senti, puoi avanzare di livello. Va bello figo. L'ho già fatto. Allora, facciamo una cosa. Qui sotto di me c'è una pantera di livello 110. Ecco, che sta combattendo con 80 aquile. Che sono argentari, sono aquile. Sì, vabbè. Perché se cadi non ti vengo. Ho notato. Non lo faccio più. Senti, dobbiamo trovare il momento giusto per prendere una pantera. Non ti so dire. Non ti vengo a salvare, ricordi, cari, eh. Ti do il cuore, bastardo. Allora, vai. Ragazzi, l'abbiamo attirata in una zona abbastanza tranquilla. E ora dall'alto la spadicchio. Perché questo non è tranquillo. Sì, non c'è niente di tranquillo, diciamo, è in sta zona. È più tranquilla degli altri, insomma. Ok, si è incazzata. Quando inizia a scappare, poi... Quando inizia a scappare mi butto giù tipo Rambo Six e la inseguo. E poi tu mi vieni a salvare. Hai capito malissimo. Non funziona così. Tu prima di muoverti... già si sta dormendo. Scappando. Aspetta. Vai, muoviti. Dannazione. Dannazione. Fermo. Che è bloccata. Dannazione. Ma sta maledetta. È più difficile del previsto. Vai. Presa. Ti ho preso di brutto. No, non andare nell'acqua. Ok. Si è addormentata? Non ci capisco un cazzo. Ma sta pure piovendo. Dov'è? Ancora, già. Oh, ragazzi, le cose stanno girando come devono. La pantera che stavamo addomesticando prima ci ha visto. E si sta avvicinando. No, non si avvicina più. Perché non si avvicina? Scendo col T-Rex, Mario. No, aspetta. Si sta avvicinando la pantera. Perché dobbiamo scendere? Scusami, Oh, cazzo, merda. Oh, merdissima lurida. Ma quella gran zoccola. Ha trovato il modo di salire. Oh, dove cazzo va il T-Rex? Oh, mio Dio. Madonna, le peggio paure. Vai sul T-Rex. Vai sul T-Rex. La Franco, ho capito. Basta, facciamo a modo nostro. Tu sul T-Rex diventi un'arma di distruzione di massa. Qui c'è una Cybertooth. Sì, ma questa è la di livello merda. Allora, se è di livello merda e se non ci serve, ammazziamo. Livello 90, no? Zitto, che buona. Vai. Ok. Non serve a niente. Ok. Attenzione. Sì, tu tienili tipo paura. Oh, cazzo, scorpione. Ammazzami lo scorpione. Allora, signora Sabertooth, deve rompere il cazzo a me. No, sul T-Rex. Madonna, che casino. Mi sembrano tipo le comiche quelle dove fanno... Si girano tutti intorno. Ok, ammazza lo scopo. Ok, maledetta Sabertooth. Quanta vita c'ha il T-Rex? Vai. Dai, che sta per addormentarsi, forse. Dico io quando me ne devo riportare. Ok. Dai, maledetta. Dai, dannazione, dormi. Ma quanti proiettili ha bisogno di una di livello 90? Non hai visto? No. Ok, ora si girerà di brutto, si incazzerà con me. No, ok, va. A metà ti avviso, Si sta addormentando? Sta scappando? Scappa, vai, prendila. Fermo. Oh. Dormi, maledetta bastarda stronza. E le big bestemmie, voi siete contenti quando bestemmio nei video, guardala che non dorme. Ma guardala. Oh, dorme. Oh. Ragazzi, siamo tipo super allerta. L'agentavis sta crepando contro un carnosauro. Sì. Ed è morto l'agentavis? Eh beh, direi.
Comunque, la... interessante come non si attaccano tra di loro i carnivori, eh? Molto interessante questa cosa. Comunque, veramente un casino a domesticare. Come dici, se si picchiano sempre? Sì, vabbè, tipo uccelli e carnosauri, però che ne so, le pantere e i carnosauri non si uccidono tra di loro. È perché, no, suppongo di sì. No, scusa, stanno vicini, perché non si ammazzano lì? Non si ammazzano. Perché sono amici. E sono amici, ci sono le popolazioni locali che fanno amicizia tra di loro e noi catturiamo le sabre. Se mangiassi la pantera ora? Non ti permettere, ti ammazzo la famiglia, ok? Vabbè, non ti incazzare però, stai calmo. Ok, aspetta. Una nuova minchiata. Proviamo ad catturare anche lo scorpione. Venga qui, signor scorpione. Allora, mi ha visto? Venga. Perché questo ci è utile come tank negli addomesticamenti, io in teoria. Io non ti aiuto perché... No, se no lo ammazzi. L'unica cosa è che ho 13 dardi. Che cazzo? Ma è morto? Non credo. No, dorme già. Ottimo. Buono. E gli provo a dare la primate. Vediamo che succede. 3 dardi gli ho dato solo. Fantastico. Ok, squali e pesciolini, ci stiamo ritirando nella nostra base perché tra 15 minuti il server restarta. La Sabertooth non la possiamo prendere perché il server ha raggiunto il numero massimo di animali addomesticabili. E quindi durante questo server restarting, che cazzo sto dicendo, vabbè, ci puliscono alcune basi inattive in modo che potremo catturare dei nuovi dinosauri. E quindi dobbiamo aspettare, ci faranno spawnare un'altra Sabertooth vicino casa e riprenderemo il processo di addomesticamento. Ma io a sto punto... ma c'è la spawna viva o già... Certo, viva. Che c'è la spawna morta. No, non c'è la spawna così. Vabbè, tanto ci mettiamo 2 secondi con la primate. Ora mettiamo la spark powder nel frigo e ci abbiamo 57 di primate. Ci mettiamo 2 secondi. Ma okay. Mi addormentavo un tanto. Sì, infatti ora ci craftiamo. Sarebbe meglio craftarci altri proiettili, va? Dove stai atterrando? Non è casa nostra. Ok ragazzi, ci abbiamo l'admin che ci ha respawnato una tigre, la stiamo addomesticando vicino casa. Speriamo che non muove, non muore, dai dannazione, non morire. No, dovrebbe addomesticarsi se riuscissi a prenderla in faccia, dannazione. Vedete, c'è l'admin che le sta correndo dietro e sta cosa non si addormenta. Si è addormentata? Oh, si è addormentata. Ok, thank you. Allora procediamo di nuovo all'addomesticamento come abbiamo fatto prima. Stiamo laggando di brutto, ma perché hanno appena riavviato il server. Ok squali pesciolini, manca veramente poco all'addomesticamento della tigre. Cioè, questa volta non è stato Ark a crearci problemi. O meglio, Ark ce ne ha creati, ma si è messo anche il server insieme. Io non capisco. Non capisco i peggio bordelli. Però intanto stiamo per avere la nostra nuova tigre. Vi ricordo, la nostra nuova pantera non è una tigre. Vi ricordo di scriverci nei commenti il nome da dare a questa Sabertooth. Io un'idea ce l'avrei, la vorrei chiamare la pantera rosa. Però non è rosa, quindi non ci azzecca un cazzo. Per cui datemi i vostri suggerimenti e io, siete spacciati, li valuteremo nel prossimo video come abbiamo fatto oggi e daremo il nome a questa fantastica Sabertooth. Nel frattempo dovrebbe addomesticarsi sperando che si muova. Comunque tenete anche presente che c'ha l'occhio verde alieno brutto, un po' strana. Oh, ed eccola qui la nostra bella panterona, ma quanto sei bella. Io mi devo subito fare un giro su di te. Per cui andiamo a prendere la sella che c'è nel Quetzal. Nel frattempo siete spacciati, dovrebbe entrare, penso, spero. Siete spacciati, a che punto è lei? Alla fine della frase, ovvio. Alla fine, che cazzo significa la fine della frase? È il punto. Ah. Va bene ragazzi, vuole mazzate quando dice ste minchiate. E ok, la nostra fantastica sella ce l'abbiamo di livello rosso, infatti gli dà armatura e dura di più, eccetera, eccetera. Quindi ci dà maggior potenza. Oh mio Dio, quanto sei... Madonna, quanto è veloce! È molto più veloce del lupo! Qua c'era un Carbonemis. Vorrei provare subito la nostra bella panterozza su un Carbonemis selvatico. Carbonemis, mi faccia sapere un attimo dove sta. Se la vengo a cercare. Anzi, aspetto, siete spacciati, andiamo a caccia di Carbonemis insieme con pantera e lupo. Guardate, la tigre è in posa a scatto, non so perché sta a bocca aperta vagando nel nulla. Anzi, questa è da... Cavolo, questa è da screen. Fighissimo. Togli FPS, fighissimo questa screen. Ma vince, è buggato. Sì, lo so, non fa niente, devo fare la screen.
Ogni tanto si si bugga, mi permette di fare le screen epiche. Fantastica. Ok, ora gentilmente mi si sbagga. No, ragazzi, si è buggato di brutto. Ok, si è sbagliato, forse. Dai, su, creiamo la coppia che scoppia. Andiamo a massacrare sti carbonemis. Dove sta? Non posso, sono buggato. Pure tu sei buggato. Pronti, partenza, via. Sono partito prima io. Eh? No, maledetto, tu stai tagliando. Dobbiamo trovare un carbonemis. Minchia, velocissima sta pantera comunque, Molto più veloce del lupo. Guarda quanto cazzo corre. E beh, grazie. Livello 590 miliardi. Oh, vedi che questo è di livello 90. Anzi, dopo il taming è di livello 133. Il tuo lupo è di livello 178. Quello che stai... Guarda l'elementale. Guarda l'elementale. Ma che figo. Guardalo. Dio, ma è enorme. È enormissimo ed è tutto di roccia. Sicuro che l'elementare non è che è lo scorpione. Ah, no. Ma che scorpione? Ma che cazzo dici? Come fa ad essere uno scorpione? Troviamo un carbonemis e vediamo che effetti fa lupo più pantera, la coppia dell'anno. Ok ragazzi, ora testiamo lupo più pantera su un carbonemis. Signor carbonemis, può venire qui in agguato gentilmente, le stiamo trattenendo. Oh, distruggi! Ah, no, mi è ma no, ma... vabbè, ammazziamo questo dilofosauro di merda. Ci vendichiamo su di lui, che dobbiamo fare? Comunque, il lupo mi sembra che faccia peggio... più danni del... chi è? Chi è che mi sta rompendo il cazzo? Fa più danni della pantera, sembra, Sì. Però la pantera è molto più veloce. Quindi diciamo che sono due animali che in coppia possono funzionare. Ma signor Carbonemis, ma ha rotto il cazzo! Ma si torna, ma guarda, ma ha buggato. Ma io non lo so. Va bene ragazzi, anche per oggi è tutto qui su Ark. Settimana prossima probabilmente non uscirà Ark, perché non faccio in tempo a registrarlo. Vi faccio uscire qualcos'altro, dovrei riuscire a farcela. Quindi perdonatemi, ma sono in fiera e quindi non posso farlo. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, commentate, condividete. E soprattutto non mi rompere il cazzo. No, volevo dire, se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag la coppia che spacca. Hashtag la coppia che spacca. La coppia che spaccia. La coppia che spaccia. La coppia che spaccia è pure figo. Scegliete voi l'hashtag che vi piace di più. Ok. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Un saluto, ciao a tutti. Ciao!